però restano un maschio e una femmina comunque. Quindi restano un maschio e una femmina. No, quante ne hai? Due qua, e la divide. Qua finisce con Lundo, maschio e femmina. Che concorre alle elezioni. Per come la vedo io, l'adesione ad un partito non è un hobby, né tantomeno un mezzo per la realizzazione. Io qui ho visto persone far finta di stare in un gruppo per dare informazioni ad un altro, ad altro. Io ho viste altre che non hanno mai partecipato alla vita di partito, venire a votare e condizionare così l'esito del congresso. Ho ascoltato dirigenti nazionali spiegati che bisogna perseguire l'unità a tutti i costi. Partecipa solo ai congressi. Tutto perfettamente legale, ma uno spettacolo che io trovo pietoso, di cui mi vergogno di essere stato partecipe. Ad un certo punto mi sono fermato a riflettere e mi sono chiesto, ma veramente è vero che non posso avere un pulpito per poter dire se la mia morale è migliore o quella di altri? Assolutamente, sono, mi metto a pari di tutti. Però non mi sento di stare in un partito in cui i dirigenti nazionali hanno una morale così distante dalla mia. Detto questo, non voterò perché votando, oltre ai motivi politici espressi, darei valore a questo congresso che trovo immorale. Grazie. La maggior parte del 190 avevamo circa 180 consiglieri comunali in Lombardia. Io sono stato eletto per Europa Verde lo scorso 14 maggio, sono 30 anni che sono di Verde, ma è faticoso rimanere in questa federazione, sono costante, ci credo. Mi sono proposto come coordinatore regionale perché voglio occuparmi di una cosa, fare il referente regionale degli enti locali, perché assieme alle elezioni europee saranno in centinaia di comuni della Lombardia elezioni comunali. Ora, noi siamo il partito che pensava allora e pensa ancora oggi pensare globalmente ma agire localmente, per cui abbiamo bisogno assolutamente che le persone si candidino e questa è l'unica maniera per riuscire a superare questa cronica inaccettabile situazione di un partito che da 20 anni ruota sul 2%. Noi dobbiamo andare nelle case, nelle strade, nelle piazze e dire i nostri argomenti. Questo è il punto della questione, questo è quello che ci consentirà di superare la crisi che abbiamo, che è sotto gli occhi di tutti, perché quando noi diciamo la provincia di Cremona ha una fascia di fontanini, ma questi fontanini si estinguono se sull'Adamello il ghiacciaio continua a ridursi.
Noi abbiamo argomenti fondamentali, siamo il partito del sole e solo il 5% degli edifici d'Italia è coperto da pannelli solari, è inaccettabile. Dobbiamo dire che il nostro partito è il partito anche su base ISE, come è stato fatto in diversi leader tedeschi, mette i pannelli solari gratuitamente alle famiglie che non hanno redditi alti. In modo tale che dice tutti canti ma per che cosa? E la gente decideva, non è stato possibile, o di qua o di là, siamo dentro i due schieramenti, quello che io mi auguro è comunque da qui alle europee e alle comunali. Un'altra esperienza con il gruppo civile, con i magistrati in Roia, sì, nel Peruzzo di 2%, con 5 partiti. Nel 2014 siamo tornati a fare in Italia alle europee, che abbiamo preso lo 0,91. Nel 2018 alle comunali, anche nelle grandi città, European Green Party, e tante cose che sono state dette in positivo e in negativo di questa mattina le condivido. È l'Assemblea Lombarda, però devo portare un messaggio nazionale, europeo, ma anche globale, perché come Global Greens dobbiamo studiarci la rappresentanza dei verdi nelle civiltà occidentali. Lasciate stare che adesso con il Covid e la pandemia abbiamo avuto una regressione incredibile, però quello che ci dice qualsiasi manuale di sociologia, la sensibilità ambientale è cresciuta. 20.000 persone a Milano due settimane fa per la difesa dei santuari degli animali. I verdi devono prendere tra il 15 e il 20%, però devono fare i verdi e devono essere riconoscibili. Quindi siete intelligenti, avete seguito gli interventi di prima, avete già capito quello che era il mio messaggio. Poi passiamo da Alleanza Verdi Sinistra dal punto di vista grafico. 22 parole, tre simboli, immemorizzabile, difficile. Una cosa però la devo dire andando avanti. Io sono quello, prima cosa, ha fatto un po' il ripercorso un po' gli ultimi 15 anni. Quando siamo passati per Rivoluzione Civile, simbolo nuovo, c'era gente che diceva di non mettere i manifesti. Delle volte mi trovo gente che mi dice di non fare i volantini. Gente, tra l'altro questa assemblea oggi doveva iniziare con chiedendo a tutti noi scusa, perché a me mi vengono a parlare di Soma Oro. Ma cosa c'entro io con Soma Oro? Mi vengono a citare delle cose incredibili. Ho letto le due mozioni. Io sono felicissimo oggi, ne ho parlato anche con altri del Nazionale, tutto quello che dicevo è una cosa che devo portare. Nel congresso del 2018 abbiamo portato la mozione 3 per l'ecologia sociale. Noi siamo fortemente convinti, poi dopo va di moda che lo dicono tutti ma poi fanno il contrario, che l'ambientalismo non può essere giardinaggio e aiuoli. Dobbiamo avere il coraggio di dire a Milano negli ultimi 2 anni nemmeno una giunta condecorato avrebbe aumentato il biglietto della TM, tolto le corse. E poi c'è il discorso di Trenord, sembra, parentesi per chi non lo sa che non è della provincia di Milano, Alleanza Verdi Sinistra nasce dopo che abbiamo fatto la città dei territori per le elezioni di secondo livello della città metropolitana di Milano. Perché sono nate quelle? E adesso arrivo brevemente in maniera simpatica a dire come abbiamo chiamato in una chat di verdi storici le due mozioni che abbiamo letto oggi, però ringraziando. La mozione numero 1 l'abbiamo chiamata stampella PD, la mozione numero 2 l'abbiamo chiamata stampella Forza Italia. Poi io sono felicissimo oggi perché avendo fatto quello che in Via Fiamma andava a fare le pulizie quando terminava il corso all'università, poi dopo si è passato in Pianper, dal 2011 al 2016 ero io che rispondevo buongiorno ai Verdi di Milano, Verdi Lombardia, ho fatto tutto, chiudo su questo per dire che sono felicissimo che andiamo avanti. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Norina, non mi è piaciuto l'intervento di prima perché io penso che la critica che c'è stata all'onorevole Zanella, ma signori miei, ma io sto nei verdi perché secondo me la difesa della vita, la non mercificazione si basa su quello. Poi niente, lavoriamo insieme, oggi abbiamo dimostrato, ma quanti siamo qua, queste persone, se riuscissimo a mobilitarci anche sugli altri temi. Adesso stanno facendo un attacco anche sull'agricoltura, la questione degli OGM, se non voglio niente, chiudo per dirvi, quest'anno per me è stato gravissimo, gli ultimi 10 secondi,
Devo ricordare anche in questa sede, l'avevo ricordato nell'assemblea metro milanese, Guido Pollice. Perché dopo tutto, se noi siamo qua come Verdi, dobbiamo anche riconoscere la storia. Nel 1990, da Democrazia Proletaria, poi Verdi, è venuto a mancare. Adesso, come Verdi Ambiente e Società, non è Verdi, però tanti di Verdi Ambiente e Società, che l'associazione ambientalista, poi sostengono anche i Verdi. Siamo ripartiti con la rivista, penso che per fare ambientalismo serve una base scientifica, no? Però siamo in difficoltà, guardate sul nostro sito verdiambientesocietà.eu, potete scaricare la nuova rivista Verde Ambiente, se volete fare una donazione, e poi stiamo cercando di... Perché l'ultima cosa su Milano, che la devo... chiudo su questo, a Milano Verde Ambiente Società dal 1992 aveva la sede. L'ultimo anno governano in teoria i Verdi a Milano, a Niguarda non ci sono più, il magazzino come l'unica sede dei Verdi della Lombardia è ad Ossoni via Baracca 12, perché chiudevano le sedi, Civo puoi venire a prendere il materiale, lo portavo da me, è a vostra disposizione di tutti quando volete, le chiavi sono qua, è per voi, adesso anche il magazzino di Basta. Quindi i Verdi devono fare i Verdi, grazie a tutti, col cuore in mano andiamo avanti insieme. Votanti 103. Gli accreditati sono altri 19 che non hanno votato. Invece 122. 122 accreditati. 103 votanti. 103 votanti. La mozione 1 ha preso 72 voti. La mozione 2 ne ha preso 20. Le nulle sono 8. E le bianche sono 3. No. Allora, ovviamente quelli che non hanno votato, questi bianchi nulli, risultano risultano pertanto eletti e bianchi 3, 72 la prima mozione, 20 la seconda mozione, chiaro? Allora ho solo avanti a presentare. Adesso Piero, i nomi. Allora, quindi 78,26 la mozione 1, 78,26 e 1,74 la mozione 2. E 1,74 la mozione 2. C'è questo di importante che può dire che poi scatta 6 giorni fa. Ma allora, la mozione numero 1. La mozione Dori Puginelli, candidato esecutivo regionale, i nomi sono Balestrero, Patelli, Casarolli, Taffini, Schinella, Busi, Ladina e Bossi. Quindi sono 8. 8 esattamente. Bravo. I candidati del Partito Democratico CFM sono Patelli, Castoldi, Pardolini, Schinella e Puginelli. 5. Doppio incarico. La lista numero 2. Patelli e Schinella doppio incarico. E la lista numero 2 dell'esecutivo regionale, Giovanardi e Baratelli. Mentre gli altri candidati del CFM, Spennati e Minelli. Molto da fare, sono ben consapevole di questo e io ribadisco che per quanto ci riguarda da domani cominceremo ad aprire le nostre porte a quelli che non hanno vinto oggi l'assemblea, a quelli che non hanno votato oggi l'assemblea, perché la direzione una credo sia veramente il nostro compito principale è questo, insomma. Grazie. Anzitutto io ringrazio per questo
questo momento di dibattito oggi, perché come dicevo all'inizio, al di là delle visioni politiche differenti, adesso dobbiamo fare il lavoro tutti insieme. Sicuramente adesso avremo anche dei primi appuntamenti importanti, perché sicuramente nel tempo esecutivo dovremo cominciare a progettare tutte le varie attività, sicuramente ci sarà anche tutto il percorso congressuale provinciale che dovrà portare quindi al rinnovo degli organi provinciali, la costituzione di quei gruppi provinciali che attualmente hanno le regole, le carte in regola per poter costituirsi come Bergamo e Mantova, la fine del commissariamento della provincia di Brescia, e quindi questi sicuramente sono i primi obiettivi. Altro compito importante sarà quella della gestione chiaramente della questione territoria, e ringrazio ancora una volta i due commissari, perché comunque sì, in questo momento ci troveremo da parte anche un certo quantitativo di soldi per poter risolvere, e anche grazie all'oculatezza con la quale hanno gestito in questo momento. Quindi da questo momento ribadisco, non esiste vinti o vincitori, ma tutti quanti adesso insieme dovremo chiaramente impostare un lavoro. Non immaginiamoci da un giorno all'altro che si riuscirà a risolvere tutto, ma secondo me, non utilizzo tre termini che mi sono segnato perché ho ascoltato tutti gli interventi, qualcuno ha parlato di umiltà, quindi questo è il primo ingrediente, il secondo buon senso e il terzo rispetto. Con questi tre ingredienti io penso che si possa davvero costruire qualcosa di importante in Lombardia. Grazie.